Buongiorno, dunque, 17 marzo, mercoledì, venite come tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 10 ad abbeverarvi alle fonti. Oggi, per introdurre l'ospite, il graditissimo ospite di oggi, fatemi fare un flash su una notizia che riguarda il Vaticano. Direte, che c'entra? Un attimo. Dunque, ha destato grande scalpore la notizia che la Congregazione della Dottrina della Fede, cioè la depositaria del Verbo cattolico, ha ricordato una cosa secondo me ovvia, e cioè che non possono essere benedette, non si può dare la benedizione in senso tecnico, liturgico, sacramentale alle unioni gay. Non per un giudizio negativo o immorale nei confronti delle unioni gay, ma perché, dice la dottrina della la Congregazione della Dottrina della Fede, depositaria del Verbo, nel piano della creazione di Dio, la benedizione come sacramento va fatta al matrimonio fra un uomo e una donna, perché l'uomo e la donna figliano e rispettano il disegno della creazione evoluzionistico di Dio. Scusate, dov'è la notizia? Ma che cosa vi aspettate dalla Congregazione della Dottrina della Fede Cattolica? Non è un giudizio morale sulle coppie gay, non entrano nelle dinamiche dell'amore fra due uomini o due donne. Ricordano che però, in senso proprio tecnico, biologico, antropologico, da due uomini non può nascere un figlio e neanche da due donne, a meno che una delle due non riceva il semino maschile. Qual è la rivoluzione? Si è aperto un dibattito fino a che Elton John, ieri, che ha milioni e milioni di followers, ha scritto: ipocriti, voi non avete benedetto, siete contro le unioni gay, voi ipocriti che avete finanziato il mio film, o meglio il film sulla mia vita, Rocketman, dove si racconta che io ho trovato la felicità quando mi sono sposato con mio marito David. Bene, contento per Elton John che ha trovato l'amore, lui e suo marito fanno il trenino dell'amore, siamo tutti felici, io sono un libertino, un libertario, uomini con uomini con donne, ammucchiate, do coglio coglio, va tutto benissimo. Ma qual è questo riferimento all'ipocrisia del Vaticano? Perché dice Elton John, ha postato un articolo, il Vaticano è entrato in un fondo di investimento speculativo con base a Malta, il quale fondo di investimento speculativo investe in produzioni cinematografiche, tra cui il film sulla mia vita. Cosa c'entra con l'ospite che sto per introdurvi? Che il Vaticano in questo fondo sarebbe socio di Lapo Elkann. E siccome Lapo Elkann è un personaggio che ha a che fare con il personaggio che adesso vi introduco, vi presento Ubaldo Pantani. Buongiorno Pantani! Buongiorno, buongiorno Antonello. Io ho tremato, però ho detto dove andrà a finire? Però tutto torna. Guarda, mi fa molto piacere quello che hai detto. Non sai quanto mi faccia piacere. Se vuoi ti rispondo subito con l'app perché sono grazie e felice che tu mi abbia dato opportunità di essere contento qui con te e poter parlarne e farne di emozione della comunicazione quello che tu volevi dire. Però al di là dei lapismi, mi fa molto piacere quello che hai detto. Mi hai letto nel pensiero. Io ieri sera ho letto una battuta fulminante di Gervais a proposito di questa vicenda. E ho fatto una riflessione sul comodino, quasi me la volevo appuntare come si faceva un tempo negli hotel che c'era la penna col taccuino. E mostra anche i limiti del comico, che Perché? spesso è uno strillone, un intrattenitore politicamente corretto. Perché ho fatto questa riflessione, alla fine dice bene, con sintesi, quello che la gente vuole farsi sentire dire. Cioè è una casella che va a riempire molto semplice, che per l'amor di Dio in tutti noi siamo felicemente, ci sentiamo felicemente a nostro agio, chi più chi meno nella vita è sempre stato, molti siamo stati radicali, molti di noi lo sono tuttora, siamo tutti progressisti, siamo tutti elitaristi, indipendenti, di estrazione cattolica, ma poi fino a prendere le distanze, ma non conoscendo benissimo la, 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 la
o se non in maniera approssimativa, la civiltà cattolica. Quindi alla fine la battuta, per quanto meravigliosa, risponde al lettorato comico e non è mai, non c'ha mai l'acume, la profondità di una riflessione, perché un po' più approfondita, perché è quello che tutti noi vogliamo farti sentire dire. E questo mostra i limiti del comico. Quindi in quella battuta c'è tutta quella riflessione che hai fatto, che porta a dire: che cazzo c'entra Elton John? Che cazzo c'entra? Cioè, sai, siamo tutti a favore delle unioni civili, ma figuriamoci, siamo tutti progressisti, ma figuriamoci, ci scandalizziamo, siamo tutti uomini di mondo, libertari, libertini, e quindi... E poi c'è l'assioma per cui pedofilia, Vaticano, e poi le tasse. Cioè, è una narrazione che è veramente è prevedibile. Bravo. E questa affermazione politicamente è corretta. Prevedibile. E secondo me un artista non dovrebbe essere mai così prevedibile, deve dare un punto di vista differente, attraverso magari anche il paradosso. La battuta fulminante poi a seconda delle esigenze in cui uno è calato può avere una profondità maggiore o minore. Se sei un programma di intrattenimento ti puoi permettere di fare magari degli approfondimenti di satira, dipende dal contesto in cui sei, però fondamentalmente ha mostrato i limiti. Fine del pippone. No, figurati, hai ragione, siamo tutti un po' ingabbiati, no, nel politicamente corretto, nel dire sempre la cosa giusta che va a lisciare il pelo dell'opinione pubblica dal verso giusto, mai uno che faccia il contropelo, perché allora, per carità di Dio, allora, per quei pochi che non... no, gli ignoranti in senso tecnico, che non sanno chi sia Ubaldo Pantani... Ubaldo Pantani per me è un geniale artista della mimesi, nel senso che... Quanti personaggi hai imitato fino a oggi? A quanti sei arrivato? Oltre 50. Oltre 50. Lapo il cane è uno di questi, devo dire che tra l'altro Ubaldo, bravissimo, ha cominciato a farlo temporibus illis. E poi il personaggio si è evoluto, nel senso che è diventato altro. Finissimo, una delle ultime volte, me lo ricordo, ospite a quelli che il calcio, ovviamente, dove Ubaldo Pantani lavora principalmente la domenica, quelli che il calcio, è entrato raccontando di questo meraviglioso ristorante che lui ha aperto con Carlo Crack, Carlo Cracco, in cui c'era un'esperienza sensoriale. Giustamente Luca e Paolo gli dicevano: ma insomma, un ristorante, sì, ma c'è una brochure, il menù, sì, tu, una cosa meravigliosa, con questo tic della bocca. Scusa, ma la rifai un attimo la bocca di Lapo, quando lui fa... Io ho il problema che conosco 5 lingue, spesso li confondo e vado in buffering, cioè dire... cercare di capire qual è parola giusta di contesto in cui tu vuoi creare empatia. E non è banalmente un comico Ubaldo, perché nel fare ad esempio poi le imitazioni dei giornalisti, gli ultimi due cavalli di battaglia sono, in ordine di tempo, Mario Giordano nella versione Savonarola del video di Fuori dal coro, Paolo Del Debbio prima e dopo la cura dimagrante, e anche Massimo Giletti. Per fare l'imitazione dei giornalisti devi anche capire che cosa un giornalista vuole intendere, che cosa dice, quale posizione prendere. Quindi Ubaldo ha questa ulteriore bravura. Travaglio tantissimi anni fa. Travaglio. È uno che segue l'attualità e grazie a Dio la capisce. Perché sennò uno farebbe semplicemente l'imitazione, dice: cosa vede? Non lo so. Anche Mario Giordano, se voi non avete avuto il piacere, andatevi a recuperarvi sul canale Instagram di Ubaldo, su YouTube, il Mario Giordano che urla, come si chiama il suo collaboratore in regia? Donato! È un mio sparring partner per cercare di movimentare questa TV paludosa dove sono gli schemi, sono sempre gli stessi.
per poi calmarsi e tornare a parlare. Mi va a due velocità, no? Sì, certo. Posso dirti una cosa anche qui politicamente scorretta? Parlando io e te a proposito del vero Mario Giordano, che può piacere o non piacere come giornalista, non entro nel merito. Dal punto di vista televisivo, recuperando una dimensione alla Gianfranco Funari, secondo me, è l'unica vera novità degli ultimi tempi nei talk show, perché i talk show si assomigliano un po' tutti. C'è un bravo conduttore che ha due ospiti di destra, due ospiti di sinistra, si confrontano, tutti stanno attenti a dire, non dire, il bilancino, eccetera. Giordano, piaccia o non piaccia, ha fatto con una certa irruenza, no, un cambio, televisivamente parlando, come mezzo, non so se sei, Ubaldo, sei d'accordo, però è un, è un innovatore. Poi recupera Funari, secondo me, ma sempre un innovatore. Si è spinto laddove Del Debbio poi a un certo punto invece non ha avuto il coraggio di andare. Cioè è stato Del Debbio, diciamo, dal punto di vista dell'intrattenimento è stato, diciamo, più subdolo, nel senso non per forza negativo del termine, nel senso è stato mascherato meglio, ha cercato di ammantare tutto di una verità che è sempre ovviamente molto relativa, scivoloso questo qui come concetto, perché è una messa in scena. Che invece Giordano l'ha presa di petto e ci ha giocato fino in fondo, cioè si usa il paradosso, poi ovviamente forse la stragrande maggioranza delle volte sui toni, non mi trova d'accordo, perché comunque insomma forma e sostanza, perché insomma dipende da insomma, il discorso è piuttosto complicato, quindi non sono d'accordo, però dal punto di vista stilistico ha avuto un coraggio che Del Debbio forse fino in fondo non ha avuto, anche se Del Debbio, che domenica farò, che mi fa impazzire, insomma, il collegamento con la piazza, mi diverto, guarda, molto di più negli ultimi anni che non all'inizio. Adesso mi diverto ancora. Ci torniamo, perché voglio parlare un attimo con Ubaldo, oltre che con le sue maschere, però su Del Debbio hai ragione, vedi, Del Debbio nasce come un intellettuale, è un intellettuale, un centro studi, eccetera. Quando ha capito che se voleva diventare un personaggio televisivo doveva abbassare un po' il livello, lo ha fatto per ragioni di marketing, ma sempre con il retropensiero. Io sono Paolo Del Debbio e ho un retroterra, un background da intellettuale. Mario Giordano, questo appunto, come hai rilevato correttamente, questo scrupolo lo ha scavalcato e ha detto: se devo fare cabaret, se devo fare un'informazione che arrivi alla pancia dei miei telespettatori, devo appunto urlare, sbraitare, prendere la telecamera, urlarci contro. Del Debbio queste cose non le fa, anche se ho visto ieri, mentre andavo a rivedere un po' di cose tue di repertorio, un collegamento del finto Del Debbio durante il lockdown del marzo dell'anno scorso dalla zona rossa del quartiere cinese di Milano, in cui lui, ovviamente zona rossa poi a Milano, Paolo Del Debbio, no? Con questo accento toscano, no? Che gli esce, è giusto, è l'accento toscano quello di Del Debbio? Sì, lucchese. Poi lui, ovviamente, stando tanto a Milano, c'ha bene, chiude le, però diciamo, la base, poi alla fine, no, calma, no, cerchiamo di capire bene, è un misto. Devo dire che sui toscani, Pantani, anche nell'ambito calcistico, non il muto Pirlo, perché Pirlo... se non avete visto Pantani che fa Pirlo... il silenzio... quanto mai prezioso, soprattutto per lui in questo momento. Quindi, ma ti ha fatto quello che sta arrivare vivendo. Qualche messaggio, Pirlo? Ti ha fatto arrivare qualche No, c'è distanza ora, non è più la TV di 10-15 anni fa, insomma, è cambiato tutto. Questa è una riflessione dove prima la TV, quando facevi un programma come Mai Dire Gol e c'erano 6 canali, e dal settimo sul telecomando o dall'ottavo iniziamo nelle TV regionali, quello che, dal momento in cui eri lì
e non essendoci, appunto, io ho iniziato quando ancora avevamo i debiti in lire, come dico sempre, non c'era YouTube, non c'erano i social, quindi la televisione era il punto dove se succede qualcosa è titolato la persona che lo fa ad esserci, e quindi c'è un peso, e quindi entravi in contatto con le persone che imitavi. Ora c'è talmente tanta diffusione che è molto più difficile averci, che le persone ti contattino, perché ovviamente il giorno in cui c'è un personaggio esce fuori Pirlo, poi una schiera di imitatori così è subito, quindi è tutto molto più dispersivo. Ma i tifosi della Juventus apprezzano, perché tu fai Pirlo, poi hai fatto Sarri, poi hai fatto Allegri è un altro di quelle cose che, se non avete visto Allegri, un altro che di cui Ubaldo coglie i tic facciali, la mimica, oltre che appunto le espressioni verbali, in un mix in cui gli ospiti di Quelli che il Calcio, ma non soltanto gli ospiti, ridono a crepapelle in studio perché anche Allegri, no? Sì, sì. Allegri va un po' indietro quando parla, come se prendesse la rincorsa. Lo conosco molto bene perché in realtà la cronaca di Livorno, da parte, è una zona d'Italia dove c'è gente molto sveglia, è anche brava a parlare con le telecamere, non parla benissimo italiano, però comunque si fa intendere, molto sveglia, molto scarta. Lui è molto, molto bravo, veramente, lo trovo veramente forte dal punto di vista del comunicativo e non solo. Allegri, sì, sono d'accordo. È sono veramente d'accordo. Avanti. Sono d'accordo. Senti, Ubaldo, tu quando hai scoperto questa tua vocazione? Io l'ho scoperta presto e l'ho accettata tardi, nel senso che l'ho scoperta veramente, ero molto piccolo, a 7-8 anni avevo. Io sono un uomo degli anni 70 del secolo scorso, quando le mamme compravano, per forse risparmiare o per avere più autonomia, compravano un attrezzo per farsi la messa in piega in casa, quindi sì, un casco, e stavano dove ci mettevano una testa e facevano la messa in piega. Non sono ben, è durata poco, insomma, un po' come il tapis roulant con le fasce, roba di mamme degli anni 70 del secolo scorso. E c'era un'asta che io ho immaginato fosse l'asta di un microfono invisibile. Io prendevo questa asta, non c'era il microfono, e facevo gli spettacoli in camera mia per la mia nonna e i miei genitori, in cui facevo le imitazioni che faceva Savani. Perché sognavo di fare Fantastico? No, non si sa perché. E l'ho fatta per facevo i miei spettacoli. Stacco, calcio per tutta la vita, calcio, fissato col calcio, immaginato, simulato, figurine, giocato e tutto il resto. E poi l'età dell'adolescenza ha cominciato a rifare i personaggi del paese, ma ero molto piccolo, e è sempre stata una cosa che ho avuto lì, e poi l'ho accettata in tarda età. Ho cominciato a fare l'attore, cioè questa, è come se fosse stato una tu che avevo lì, ma che vabbè, questo è normale farlo. Poi a un certo punto, ma avevo già cominciato a lavorare, ho detto, ma lessi un'intervista illuminante in cui, insieme a Pino Insegno, parlando di Max Tortora, diceva: è un bravo attore, però è dovuto passare dalle forche caudine delle imitazioni. Allora, questa intervista, che si fermi tutti, allora forse io, che sono nato come comico intellettuale, avevo dei riferimenti tutti molto particolari, pensavo, facevo delle cose d'avanguardia folli, dissi, per potersi permettere di fare quello che uno magari vorrebbe o che sogna di fare, bisogna passare da queste forche caudine. Una cosa che in fondo alla fine mi piace e è sempre lì è quella dell'imitazione. Allora ho deciso di concentrarmi su quello, e l'ho fatto praticamente per quasi 15-20 anni, resistendo alla tentazione di fare altro. Però sono contento di quello che ho fatto, perché ancora mi diverte, e poi questa è la spina dorsale della mia carriera, dove le altre cose che sono entrate, il cinema o il teatro che c'è sempre stato, si sono innestate sulla base del fatto che, ah, tu sei quello che fa quello, ok, allora mi prendi fiducia. E poi dice, vabbè, questo mi piace, mi fai vedere anche quest'altro aspetto, e allora ti puoi permettere di farti vedere sotto un altro aspetto. Ma lo dico non con rammarico,
ma alla fine noi rubiamo il tempo che noi rubiamo, chiediamo alle persone in termini di attenzione è talmente poco che uno lo deve cercare di sfruttare al meglio. Poi se sei bravo ad attirare su di te l'attenzione, forse ti è concessa la possibilità di far vedere un altro aspetto. Però io dico che sono molto contento così e ancora mi diverte. Poi sono anche tante altre cose, però non ho così fretta o così bramosia di far vedere a altre sfaccettature del mio carattere. Insomma, alla fine dico sempre, di Montanelli narratore se ne può fare a meno, di Montanelli giornalista forse no. A un certo punto Montanelli si è cominciato a scrivere anche i romanzi, no? Cioè Dario Fo è Dario Fo, poi fai i dipinti di Dario Fo, sì, bravo pittore, ma insomma, ce n'è tanti prima forse. Sì, sì, sono d'accordo, tra l'altro. Sono spietato anche con me stesso, ma perché il mio maestro è stato Giorgio Albertazzi, che mi ha spiegato, fatto una narrazione del mondo dell'arte contro, cioè molto, veramente contro, molto spietata, molto rigorosa. Però non lo ringrazierò mai abbastanza di questo punto di vista che mi ha fatto sviluppare. Tra l'altro, a proposito di attività collaterali a quella principale, o meglio a quella principale per cui è più conosciuto Baldo Pantani, mi ricordo anche che sei andato in Israele, a Tel Aviv, sì, se non ricordo male, no? Sì, mi vuoi ricordare? Un appassionato di storia. Sì. Sono un appassionato di storia. E quindi il teatro di narrazione, il teatro civile l'ho sempre fatto attraverso reading, ho fatto uno spettacolo su Cefalonia e tutto ciò che è biopic, biografie e storia è la mia passione da sempre e l'ho sempre fatto, appunto un lavoro su Cefalonia intervistando uno dei pochi superstiti che fino a alcuni anni fa viveva nel mio paese. Ho fatto una serie di ho sempre condotto i documentari per il Giornal Memoria, per Rai 2, uno quello su Bartoli è diventato uno spettacolo teatrale e quindi quella è la mia passione. Ora sto preparando un documentario su Fricantoni, che è il mio padre artistico, e quindi le biografie e i documentari sono una delle mie attività collaterali, ma questa in particolare è quella che ho sviluppato maggiormente. Mi fa piacere che tu parli di Fricantoni, perché io rivendico il fatto di essere stato uno dei pochi ad averlo portato in TV per un'intervista, perché ero un suo fan con gli Verrò anche da te, sappilo che c'è nella... Te l'ho anticipato. Nel trattamento ci sei anche tu, in Neretto. Ah, bene, perché Fricantoni era, sì, di Schiantos, Mi piacciono le sbarbine, eccetera, ma autore anche di un volumetto, credo ormai introvabile per Feltrinelli, che si intitolava Non c'è gusto in Italia a essere intelligenti, sottotitolo Segue dibattito, che era già avanti, no? Io che ho sempre avuto la passione per questa dimensione anche un po' minimalistica, in cui però andando a parlare con lui, andando a parlare con Ferretti, andando a parlare a Roma c'era il mitico, adesso ovviamente c'ho un buco, ma il mitico poeta De Noartri, bene, perfetto. Ok. Questo dimostra che i 60 anni ci stanno tutti, sì, sì. Però ecco, io 50-10 giorni, quindi... Ah vabbè, sei un ragazzo. Senti, tra i giornalisti, perdonami Baldo, c'è anche Giletti, no? Che è stato un tuo... È un grande classico, siamo cresciuti insieme, ancora avevo i boccoli neri e poi nel frattempo sono cambiati insieme a me. Con molti di questi vecchio insieme, cioè con lui, con Paolo Fox, sui capelli Paolo Fox ha una costante, però con, sì, Massimo e i suoi boccoli mantecati di burro e gianduiotto, me li immagino così, e ci sono cresciuto insieme. Pensa, la prima volta l'ho fatto nel 2005 alla Jalapas, quindi 16 anni fa. 16 anni però fa. Mi diverte molto perché alcune li riprendo, poi dopo cambiano anche appunto i personaggi. Senti, quanto ci metti a truccarti? Ad esempio, domenica ho visto che facevi Sarri, no? Sì. Che faceva il barbecue. Faceva il barbecue con un suo misterioso congiunto, un livornese, c'è uno Juventus Club a Calafuria, che poi era Allegri mascherato, che faceva il barbecue insieme a lui. E parlavano dell'eliminazione della Juve.
Ma quante ore ci metti a truccarti? Ecco, scusami, fermati un attimo, una cosa. Io sono stato amico di Gigi Sabani, no? Un altro grande imitatore. Bellissimo. Ma ancora prima sono cresciuto da bambino con Alighiero Noschese. Una cosa che, di cui parlavo con Sabani era il fatto che lui avesse scelto, a differenza di Noschese, di non mascherarsi. Cioè, mentre Noschese diventava fisicamente, con ore e ore di trucco, il personaggio che imitava, Gigi aveva deciso di prendere la strada dell'imitazione rifacendo la mimica del personaggio, al limite mettendosi il baschetto per Lucio Dalla, ma non truccandosi. Tu hai recuperato la dimensione di Alighiero Noschese. Sì, allora, ad un certo punto, nella TV ancora della Giarapas di Mai Dire Gol, ci si facevano le imitazioni e si facevano dei trucchi speciali. E, quindi un gruppo Dandini, quelli che il calcio, Dandini e Mai Dire Gol, no? questi tre programmi si facevano dei trucchi speciali. Quando ho iniziato a farli con la Giarapas, grazie a Bruno Biagi, col quale collaboro ancora ora insieme a lui e a Lorenzo Tamburini, altro grandissimo truccatore, ho deciso di usare molto i trucchi speciali, perché credo che questo faccia parte dello spettacolo. Io mi sono cercato sempre di mettermi dalla parte dello spettatore che vuole essere sorpreso. Per fare un'imitazione, una caratterizzazione, ci vogliono tre elementi: un testo, quindi una chiave parodistica, il trucco e la voce. Se ci sono questi tre elementi, è riuscitissimo. Però magari alcune volte c'hai due elementi su tre, però almeno un paio ce le devi avere, e quello imprescindibile è ovviamente il testo. Io ho deciso di truccarmi e di fare un lavoro cercando di scomparire quanto più possibile nel personaggio Alighiero Noschese, perché ho sempre voluto che fosse spettacolo dal momento in cui entri, prima ancora di aprire bocca, che fosse sorprendente, che fosse spettacolo già ancora la vista della famosa cartolina. E ho continuato a farlo per anni, cercando di nascondermi quanto più possibile. Questo lavoro qua poi ti permette, una volta che tu colleghi l'imitatore, il comico, perché prima di tutti si è comici e poi imitatore, perché non è una gara di imitatori, viene da far ridere, che tu ci passi attraverso l'imitazione, attraverso una parodia, un accenno, un'iperbole, però prima di tutto il mestiere è quello, prima ancora quello dell'attore, ma poi quello del comico deve far ridere, ti puoi permettere di fare un lavoro alla Sabani o addirittura cercando di farli senza trucco. Quindi quando dopo tanti anni, tanti personaggi che fai, riesci a collegare una faccia ai personaggi che fa, allora, come sto facendo ora, questo è Giletti, cioè di Ralapo, penso una cosa molto semplice, metti la bocca così e sei Renzi e sei altri, ma ci arrivi perché tu comunque hai fatto prima il percorso che ho fatto io. Almeno il mio è stato così, che mi permette ora con grande gioia di farli anche senza trucco, ma perché c'è una convenzione con chi ti guarda spesso, per cui se te hai visto che comunque Spalletti era quella che poi era una imitazione, no, ti fermo subito, perché se vai a vedere quella che poi è l'imitazione con questa pelata e hai in memoria quella che è la mia immagine, poi te la posso andare a fare anche senza, ma se non vai a cercare quello che poi è quello di prima, diventa difficile, no? Quindi perché sarebbe un lavoro diverso. Quindi per me arrivare a Sabani è una conquista, è un lavoro per sottrazione che sono felice ora quando mi capita appunto l'occasione di intraprendere. Ubaldo, questa mezz'ora purtroppo è volata, nel senso che sono passati 30 minuti e potremmo tranquillamente parare per altri 30, non ci annoieremmo, grazie a te ovviamente,
Però prendo con te un impegno, siccome questo ciclo di conversazioni va avanti e tu sì. ovviamente vai avanti con quelli che è il calcio almeno fino alla fine del campionato, sì. presumo, no? Sì, sì. Non so quando sarà pronto questo documentario, ma magari se hai voglia sì. ci ricolleghiamo sì. Sì. E facciamo una cosa dedicata a Friccantoni senza bruciare guarda, nulla del tuo documentario, per no carità. Guarda, potremmo fare quando iniziamo le riprese, che non dovrebbe essere tra tantissimo, o in occasione anche quando ci troveremo noi per parlarne, potremmo fare un lancio, insomma, un approfondimento su questo argomento. Ma assolutamente sì. Primo, perché ti voglio bene, sono un tuo fan, e soprattutto perché ero un fan grazie. Di Friccantoni, che merita di essere recuperato nella sì, memoria sì. per i più giovani che non sanno nulla e pensano che le provocazioni siano i Maneskin e Achille Lauro. Ragazzi, quando sfondi la porta aperta, quando io a X Factor ho sentito urlare al genio perché un ragazzino, un concorrente, aveva fatto una canzone che si chiamava Carote, quando sì. nel 1980 gli Schiantos provarono ad andare a Sanremo con la canzone Fagioli, capisci che bisogna essere propedeutici e avere cultura anche dello spettacolo. Sì, certo, perché hai ragione. Ovviamente non è un discorso degli anziani contro i giovani, no, ma voi boomers, voi boomers. Se te conosci e ami e ti piace Brignano, devi sapere che c'è stato prima Proietti, prima di Proietti c'è stato Petrolini. Lo devi sapere. Certo, esattamente. Poi è un'evoluzione, non è che nessuno copia nessuno, è un'evoluzione, ma devi sapere le radici anche delle nostre ispirazioni. Sono totalmente d'accordo. A chi plaude alla imitazione, ai travestimenti di Achille Lauro, mi sono permesso di ricordare che negli anni 70 certo. forse vestirsi come Renato Zero per Triangolo era ancora più dirompente, no? Però ogni generazione ha i suoi idoli, quindi. Io ti dico l'ultima cosa, Achille Lauro ha fatto una roba che ha mostrato la plasticità della sua operazione. David Bowie o Renato Zero non avrebbero fatto mai una gag con il comico più famoso d'Italia, Fiorello, perché ci avrebbero creduto fino in fondo. Dal momento in cui tu permetti a Fiorello di entrare nel tuo quadro, vuoi tutto, vuoi anche vuoi prenderti tutto, vuoi essere provocatorio ma rassicurante. Certo, esatto, e allora non ci credo più. Però parlare a quelli più anziani, certo, e quindi un'operazione di marketing studiata a tavolino. Perfetto. Che David Bowie e Renato Zero non l'avrebbero mai fatto. Questo conferma la capacità di Ubaldo Pantani non solo di medesimarsi nei personaggi, ma di cogliere, come vedete, anche le visuali più spigolose dell'attualità, dalla politica, dal giornalismo alla musica. Ci ritroviamo per Friccantoni, grazie a Ubaldo Pantani, restituisci la linea. Ti saluto Milano. Come ti saluterebbe il nostro sì. amico Dago. Sì. Ah, giusto! Eh? Com'è Dago? Eh? Fammi una chiusura. Dago scusa Milano, arrivo. Com'è? Non ho capito un cazzo. Non si sente niente. Che cazzo ha detto? Vabbè. Ciao Antonello, grazie. Ciao Ubaldo, grazie, hai ragione. Roberto D'Agostino, Dago Spia. Bene, restituisco la linea a Milano. Noi ci ritroviamo domani alle 10 con il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. Gli alberghi, i ristoranti, la pandemia, il lockdown, insomma, se ne può parlare anche domani per più di mezz'ora. Cercherò di essere più bravo rispettando i tempi. Buona giornata a tutti, con le fonti.